Eccoci e bentornati sul mio canale. Riprendiamo con Battlefield 1. Dobbiamo attraversare il villaggio dopo che abbiamo riparato la nostra belva. Infatti, come potete vedere, ragazzi, rifunziona il nostro mitico carro armato gigante, perché gli abbiamo rimesso 4 candele. Dopo un paio di parolacce e qualche botta è riuscito a ripartire per nostra grande soddisfazione. Allora, dobbiamo attraversare il villaggio e presumo che ci saranno veramente tante rogne da risolvere, quindi controlliamo bene che cosa succede. Il villaggio lo conosciamo già abbastanza bene perché abbiamo fatto, come avete potuto vedere nel video precedente, tutti i giretti in merito appunto al discorso delle candele, e adesso voglio capire da che parte dobbiamo passare. Presumo proprio all'interno della città. Oh cacchio, aspetta, mannaggia sto maledetto lag che non mi fa essere preciso. Ma cioè, dico io, ma santo il cielo, ma non vedi che c'è San Carro armato? Lo provi a colpire, cioè veramente stai fuori come un barcone. Questo che cacchio vuole fare non l'ho capito sinceramente. Ecco un altro matto, guarda come salta pure sto muro, eh? Ok, vediamo se la prossima volta ve le va del vizio, de rompe l'anima. Questo che vuole fa? Che non ho capito che intenzioni ci aveva. Sinceramente non l'ho capito quello che voleva fa. Arriva il carro armato gigante, ragazzi. Boom! Boom per lui. Allora, oh cacchio, stanno tutti sti comparetti che provano. Perfetto. Solo che la cosa figa di queste missioni, dico io, ma porco cane, ma possibile che ci sta solamente un carro armato contro tutti? Cacchio. Aia. Aia. Però così mi incastro. Così mi incastro. Perfetto. Scappa. Scappa, scappa, scappa. Scappa, scappa. Ok. Ho detto di scappare. Ti ho detto di scappare. Boom. Aspetta che voglio riprendere quell'altro carro armato e me lo levo dalle scatole, che gli manca un colpo. Gli manca un colpo e muore questo. Aia. Quindi che facciamo? Abbiamo l'iniziativa. Se saremo rapidi e decisi, potremmo fare la differenza. Vabbè. Facciamolo, cazzo. Muoviamoci. Confondiamoli, mettiamoli in difficoltà e speriamo non capiscano che ci siamo solo noi. Conquista Burlon. Cacchio, regà, da sto carro armato che mi sta rompendo un po' l'anima. Aia, è ignorante. Aia, cioè questo è forte. Ok. Non riesco a prendere. Ancora che resiste. Chi è che ci rompe l'anima? Ok, andiamo pure questi. Ok. Guarda, ma io vorrei sapere, ma perché se provano a mettere contro il carro armato questi pazzi? Cioè, questi sono pazzi veri. Allora, uno. Ma è neanche a 96, eh. Allora, intanto il carro armato grosso ce lo siamo levato da Ripples. Vediamo se ce ne stanno altre all'interno della stazione ferroviaria. Vedo gente che si muove laggiù sulle... Porco canaccio lurido, che cacchio de botta che ho tirato là. È venuta giù tutta la stazione, ragazzi. È venuta giù tutta la stazione. Incredibile. Ok, pure questo è andato. E mo ce fa pure questi che hanno proprio rotto. Avete rotto. Ok. Andiamo. Voglio tutti i carri tedeschi distrutti. Ecco, chi è che si sta azzardando a spararmi? Un pazzo che adesso morirà. Lui e l'amichetto su del cuore. Eccolo l'amichetto su del cuore. Eccolo l'amichetto su del cuore. Fenomeno. Già te scoccio. Allora, vediamo un po' qua dentro che c'è.
Qua mi sembra pulito. Andiamo in giro di qua. Ma pure mi sembra abbastanza pulito. Come mai ci stanno lì? Oh, che cacchio santissimo! Bastardo! Guarda come scappa, codardo! Guarda come scappa, sei proprio un codardo, sei. Vieni fuori. Cacchio. E muori! Oh, cacchio cavolo. No, 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 retro, retro, retro. Benissimo. Scappa così, amante. A posto. Chi è che... Porca miseria, perché è un po' rognoso riuscire a girarsi. Chi è che mi sta sparando? Basta un po'. Mettili in alto. Sotto se sei costretto. Dove vai te? Allora, andiamo una riparata. Lontano dalle rotte. Occhio. E basta, cioè. Ancora. Ancora che rompono. Cioè, mi fate un attimo rifiatà che sto a riparare il coso, il carro. Cioè, no, devono rompere l'anima fino all'ultimo. E così andiamo avanti, ci conquistiamo la stazione. E penso poi ci resta soltanto l'ultima missione, eh. Così ci siamo fatti tutte le missioni della campagna. Allora, giriamoci. Questo vuole morire. Questo ha deciso che oggi morirà. Ok. Vai, non è morto però, è incredibile. Ok. Allora, dobbiamo scavare tutti i carri armati tedeschi. Quindi ci facciamo il giro della stazione. Già ce ne siamo fatti due, eh. Vediamo dove sta il terzo. Tutto starà frattato. Qua ci sta. Qua. Questo. Questo. Sta qua, non si capisce che cacchio sta qua. Cannone da campo! Attenzione! Niente. Dove staranno gli altri? Dove sono i cari amici nemici? Ma non so come va tutto giù. Cannone da campo, dove? Diamogli una lezione. Occhio alle linee di tiro. Aia. Carro armato trovato. Non devono portarsi fuori tiro. Stagli addosso, Edward. Dai, preso. Vai, 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 cacchio. Preso. Su, 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 su. Aia. Oh, e mori? Aspetta, sono castrato. Ok. Aia. Raga, stiamo un po' un attimo in difficoltà, eh. Oh, dai, ricarica sto coso. Tappa. Oh, che cacchio. Mannaggia la miseria. Lurida, mi sono castrato. Devo girarmi. Via, via. Ok. Aia. Perfetto, scappa, scappa, amante. Aia, 18. Obiettivo completato. Che pericolo. Nuovo obiettivo. Distruggi le forze di contrattacco. Ti pareva che era finita così. Vai, questo è l'ultimo. Questo è l'ultimo, dai, l'ultimo colpo, l'ultimo colpo. Le obiettivo completato. Cazzo, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ce l'hai fatta, ragazza. Prossima fermata, signore? Edwards, andiamo. Oh no, non pensare di poter crepare proprio adesso. Sto bene, ragazzi. È che mi sono divertito troppo. E ora... Allora, dirigiamoci verso la prossima missione. Presumo che sia finito così, perché questa era l'ultima missione. Acciaio su acciaio, se non ricordo male.
cosa hai intenzione di fare, pilota? Andiamo a piedi. Ah. La guerra si è conclusa un mese. Mamma mia, bellissima sia la colonna sonora che questo spezzone di campagna che ci siamo sparati, ragazzi. Sangue e fango, 10 punti. Vediamo un po' cosa ci dice. Sono molto curioso di vedere che cosa dicono. Storia di guerra completata, al massimo nebbia di guerra a secco, acciaio su acciaio. Ok, sfide, difficoltà, non mi sembra che si possa far niente. Grazie per aver giocato a Battlefield 1, per continuare nella storia devi acquistare il gioco, se sei un membro Origins Access puoi acquistarlo ora con lo sconto membri, oppure puoi cimentarti nella modalità multigiocatori fino alla scadenza del periodo di prova. Ragazzi, vi ringrazio per il supporto a questo walkthrough e ci vediamo al 18 con il gioco completo. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi sul mio canale e mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video, sempre qui, sempre sul mio canale.